Mariolina De Fano, un piacere prima di tutto incontrarla in una città come Brindisi, che ha avuto il piacere di ospitare il Mudù e quest'oggi ospita anche una pietra miliare, non solo della trasmissione, ma anche di ciò che è stato, diciamo, dal punto di vista dell'attrice, ma anche dal punto di vista del teatro, di quello che è stato fatto, insomma, nella sua vita a servizio del pubblico televisivo, cinematografico, eccetera. Infatti non è soltanto, cioè sono fiera, come dire, contentissima di appartenere al Mudù, però come hai detto tu non è la sola cosa, perché io ho fatto molto teatro anche a livello nazionale, ho fatto l'operetta, il paese di Campanelli, al Sistina per tanti anni, e insomma cinema, film, quindi non è solo quello, però al Mudù sono particolarmente affezionata. A Mariolina De Fano si deve particolarmente il riconoscimento di quella che è la Puglia del passato, del presente e anche di quella che sta diventando, con quelle che sono state qualche fiction che noi abbiamo visto televisivamente parlando, dove si interpretava una donna del passato ma proiettata verso il futuro, per esempio raccontami, proprio l'altro giorno stavo considerando questo, che lo stanno facendo dappertutto, premium, qua, là, alla Rai non lo fanno per un capriccio, perché a suo tempo ci fu una discussione fra il direttore della Rai di allora e il mio genero, diciamo, Massimo Bini, per cui si scambiarono delle parole non troppo nobili e la cosa finì lì. Però il valore di questa fiction lo si riscontra vedendo come lo mandano in continuazione dappertutto. Ed è una cosa meravigliosa. Passiamo a non dire questo debutto cinematografico del cast del Mudù, che in un certo senso ha raccontato vizi e virtù della Puglia, facendola guardare in tutta Italia da ogni capo, girando insomma questo tour intorno alla Puglia, che ha fatto sgranare gli occhi a più di qualche spettatore. Ecco, il film è un film piacevolissimo, dolcissimo, però lontano dalle barzellette. Tant'è vero che noi che facciamo parte del Mudù siamo poco presenti nelle scene, nelle cose, proprio perché si è voluto concentrare sul fatto, sulla reazione, diciamo, dei fans rispetto a Uccio, questo personaggio diciamo piacevolissimo e tenerissimo. Mariolina De Fano, dicevamo, una storia lunghissima per quanto riguarda il proprio lavoro. Ma quali sono i progetti futuri? Cosa vuole fare da grande Mariolina De Fano? Da grande, ormai sono grande abbastanza. Ebbene, io, se considera che il 14 ottobre prossimo compio 72 anni, insomma si deve cominciare a parlare solo del presente, insomma il futuro, ecco, diciamo, è così altalenante. Se il Padre Eterno mi vorrà tenere ancora in vita, ebbene, ho diversi progetti. E quindi se riesco a farli è bene, se non riesco a farli ci sarà qualche altro posto mio. Chiudiamo chiedendo: qual è il rapporto tra Mariolina De Fano e la Puglia? Il rapporto fra me e la Puglia è un rapporto stupendo, tant'è vero che io in più di una circostanza sono stata invitata a trasferirmi a Roma, a trasferirmi a Milano, proprio per essere presente nei luoghi dove più si lavora a quel livello, e non ho voluto mai lasciare la Puglia proprio perché sono molto molto affezionata. Bene, chiudiamo chiedendo un saluto da parte di Mariolina De Fano al gruppo Summertime. Un saluto caldissimo con tanta tenerezza. Mariolina De Fano.